L'efficienza energetica come valore per l'utenza e possibilità di crescita per le aziende sono questi i concetti che vuole veicolare il tour che Enel sta compiendo in 25 piazze d'Italia nel corso di questa estate. Ieri pomeriggio il taglio del nastro in Piazza della Rinascita a Pescara alla presenza del sindaco del capoluogo adriatico Marco Alessandrini. All'interno dello stand è stata riprodotta un'abitazione green dove vengono esposte tutte le possibilità di risparmio energetico direttamente applicabili all'interno delle case degli utenti. Fotovoltaico e solare termico, caldaie a condensazione, climatizzatori e scaldacqua a pompa di calore. Entriamo quindi nei prodotti delle case con prodotti che hanno quindi questo aspetto del risparmio e quindi dell'efficienza energetica, quindi dal pannello fotovoltaico alla caldaia, ai piani di induzione per il riscaldamento dei cibi, tutto quello che può riguardare, e non solo, cioè tutta la mobilità elettrica, macchine elettriche, bicicletta pedalata assistita, tutto quello che porta chiaramente un vantaggio anche per l'ambiente e non solo per il risparmio. Accanto allo stand principale il futuro, che poi è già il presente, della mobilità a quattro ruote. Due autovetture elettriche di altrettante case automobilistiche che offrono la possibilità di conoscere le modalità e i sistemi di ricarica per clienti privati, aziende, amministrazioni pubbliche ed enti locali. Nel momento in cui c'è una forte contrazione dei mercati e dei volumi di produzione, concentrarsi sul taglio dei costi è importante. L'energia è un costo diretto che incide sul costo del prodotto, su questo dobbiamo intervenire attraverso un nuovo approccio alla voce di costo, quindi pensando proprio all'efficienza energetica. Quindi un riconoscimento ad Enel per questa giusta intuizione, che favorisce anche poi lo sviluppo di un mercato dentro il quale si spera anche le altre aziende possano trovare un loro spazio.